Buongiorno, ciao ragazze, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo videoblog. Ho provato già ieri a filmare un nuovo video, ma non ci sono riuscita e quindi riprovo oggi. Sono le 11 meno un quarto, quindi anche abbastanza tardi. Oggi è giovedì, quanti ne abbiamo oggi? Oggi è giovedì 30 giugno, quindi domani sarà il 1 luglio, e provo appunto a filmare un nuovo video se la piccoletta me lo permette. Vi faccio vedere velocemente anche la spesa che ho fatto ieri, tutta spesa appunto. Vi faccio vedere la spesa che ho fatto ieri di detersivi, così poi la posso mettere a posto e anche per farvi vedere qualcosa di un po' diverso, insomma. E oggi sarà una giornata molto tranquilla, come sempre, tranquilla tra virgolette, nel senso che staremo a casa. Non penso di uscire perché fa veramente caldissimo e quindi non mi va di mettere lei in macchina al sole. Che è successo? Quindi vi faccio vedere velocemente la spesa, così poi la sistemo. Ok, mi sono messa seduta. Perdonate ragazze scusatemi, se sentirete un pochettino la TV di sottofondo, ma ho acceso i cartoni con la speranza che lei mi lasci parlare 5 minuti, perché ogni volta che provo a parlare a fare un video, insomma, lei comincia ad urlare e io non riesco mai a parlare, quindi le ho acceso un po' la televisione con la speranza che guardi i cartoni e quindi non mi lasci fare. Comunque, vi faccio vedere quello che ho comprato ieri. La prima cosa che ho preso sono dei bicchieri in plastica. Io non li utilizzo quasi mai, però mi è capitato a volte di avere tutti i bicchieri sporchi in lavastoviglie e quindi per le emergenze, insomma, ne ho sempre un pacco di scorta, anche se lo utilizzo veramente raramente, però mi possono sempre tornare utili e quindi li ho presi. Poi erano in offerta a non so quanto, aspettate. No, c'è qualcosa che non va, ragazze, perché io questi li avevo visti, se non erro in offerta, tipo a 65 centesimi, però sullo scontrino vedo che sono passati a 89. E domani o oggi vediamo, torno in negozio perché cioè, sullo scontrino c'è scritto 0,89, ma io ho visto che c'era la promo, cioè c'era l'offerta. Vabbè, comunque sto parlando di questi di questo dentifricio qui che utilizziamo sempre ed è appunto pasta del Capitano. E ne ho presi due proprio perché ero convinta che fossero in offerta, ma a quanto pare non sono passati in offerta. Ma oggi andrò a controllare questa cosa. Non è la prima volta che mi capita, però l'altra volta mi è successo in un altro negozio un prodotto che appunto era in offerta lì in negozio, c'era proprio il cartellino con scritto promo, eccetera, eccetera. Poi sullo scontrino mi è passato a prezzo pieno e io devo essere sincera, non sono solita controllare lo scontrino, è un errore, però non lo faccio quasi mai. Però adesso, appunto, mentre vi sto facendo il video, ho controllato ed effettivamente è passato a prezzo pieno, quindi andrò oggi a controllare. Poi ho preso questi quadrotti struccanti che utilizzo tantissimo per lavoro, appunto quando trucco mi servono per passare il tonico, anche per lo struccante, perché spesse volte le clienti sono già truccate, male male. Quando vi dovete far truccare, mi raccomando, pulite bene il viso, applicate la vostra crema, il vostro contorno occhi, fate la vostra skincare, non vi fate trovare truccate, perché è uno stress per la pelle struccarsi e ritruccarsi nel momento stesso appunto in cui devo realizzare il make-up, quindi mi raccomando. Però comunque questi ce li ho sempre in borsa e questi in particolare non li ho mai presi, però comunque sono dei normalissimi dischetti, anzi sono quadrotti struccanti, e questi li ho pagati 1,15 euro. Poi ho preso il sapone di Marsiglia che io utilizzo per lavare i pennelli, anche se alterno, dipende, li vado comunque prima a disinfettare con l'avio e poi dopo li lavo con il sapone di Marsiglia o viceversa, insomma comunque utilizzo entrambi i prodotti, però quando voglio fare una pulizia bella profonda utilizzo il sapone di Marsiglia, questo in particolare è di Lanza, vabbè io prendo quello un po' più economico perché comunque ci devo pulire i pennelli e questo l'ho pagato 75 centesimi.
Poi ho preso la solita scorta di salviette struccanti, sì, salviette struccanti, di salviette per la piccolina. Io queste le utilizzo tantissimo per pulirle le manine quando fa la pappa, pulire sul sediolone appunto mentre lei sta mangiando, insomma le utilizzo tantissimo, le ho sempre in borsa, nella sua borsa, e mi tornano sempre molto utili. E poi anche queste le utilizzo pure per lavoro, ce le ho sempre in borsa per pulire le mille mille cose, anche per pulirmi le mani mentre lavoro, e quindi ne ho riprese due pacchi. Queste mi piacciono come profumazione e queste le ho pagate 95 centesimi. Preso alla cassa, le ho viste. Volevo andare dal cinese per prenderle, però le ho viste qua e quindi le ho prese. Questi elastici piccolini neri per le trecce, io li uso tantissimo per fare le treccine, adesso non ne avevo più e quindi ho messo le forcine, però li utilizzo tantissimo soprattutto d'estate quando voglio liberarmi dei capelli sul viso, insomma mi faccio queste treccine laterali. Oggi ne ho fatta solo una, ma le utilizzo tantissimo, e queste le ho pagate 1 euro, penso 1 euro perché c'è scritto prodotti vari, è l'unica cosa senza nome, quindi le ho pagate solamente 1 euro. Ho ripreso poi il Viacal, che io utilizzo tantissimo soprattutto in bagno perché mi si forma sempre tanto tanto calcare, quindi non posso farne a meno, vado veloce perché lo sapete, lo utilizzo sempre. Poi ho preso i sacchetti per la spazzatura, questi di questa marca Domopack, con cui ci troviamo bene. Questi in particolare li utilizzo per il secchio dell'umido, e quindi niente, sacchetti. Poi ho preso questo shampoo, io sto utilizzando ultimamente quello sempre di Ultradolce della Garnier, però quello rosa, adesso non mi ricordo esattamente il nome, però volevo cambiare perché io mi stufo facilmente di utilizzare sempre lo stesso prodotto, e quindi ho voluto provare questo al miele per capelli fragili che si spezzano. Io ne perdo, ragazzi, a quantità industriali, li ho sempre persi tantissimo, ma adesso post gravidanza, post allattamento eccetera eccetera ne perdo ancora di più, infatti ce li ho sempre legati perché altrimenti li spargerei per tutta casa. Adesso li ho sciolti solo per fare il video, ma quando sono a casa li ho sempre legati, e vediamo un po' com'è. Che buon profumo. Questo l'ho pagato 1,99 euro. Poi altro prodotto nuovo, in realtà questo, questo bagnoschiuma mamma lo comprava sempre quando appunto era a casa, però non ricordo esattamente quale fragranza, però questa marca qui la comunque me la ricordo a casa mia, ed è appunto un bagnoschiuma della Dermomed. Questo in particolare è al karité e mandorla. Si sente tanto la mandorla, un profumo buonissimo, dolcissimo, e mi ero stufata, ragazzi, di utilizzare sempre lo stesso bagnoschiuma. Mio marito, quando si fissa con una cosa, vuole sempre la stessa, anche perché ha una pelle molto sensibile, si arrossa facilmente. Quando si fa la doccia e cambia prodotto, ha la pelle che si irrita e gli prude, quindi da quando ha scoperto appunto il bagnoschiuma dell'Angelica non vuole cambiare, però io mi sono sinceramente un po' stufata. A lui l'ho ripreso, tra l'altro non c'erano troppe fragranze, la mia preferita non c'era, e ho preso queste al muschio bianco, quindi ne ho prese due per lui, e io ho voluto provare qualcosa di diverso e ho preso questo. Poi tovaglioli, niente di che. Poi ho ripreso il deodorante, sempre lui, il Borotalco, ormai ne avrò finiti tipo 3000, e ho provato a cambiare, e però ragazzi, come mi trovo bene con questo, con nessun altro. È una vita a casa mia che i miei genitori insomma utilizzano il Dove, ma su di me non mi piace, e l'odore non mi piace per niente, e ho provato a cambiare, ma mi piace solo questo, quindi lo ricompro sempre. Poi ho preso questo talco profumato per Eleonora. Io non utilizzo il talco, non l'ho mai utilizzato per lei, ma neanche per me, insomma è un prodotto che non mi piace perché trovo che vada ad ostruire i pori della pelle, o almeno è quello che ho letto in giro, quindi non l'ho mai usato. Però l'ho visto utilizzare a mia cognata al mare con le bimbe per rimuovere la sabbia. Basta semplicemente passare un pochettino di... lasciar cadere un pochettino di polvere sul corpo e va via subito anche la sabbia, e dato che comunque al mare Eleonora si sporca di continuo e lei odia la sabbia, tra l'altro, per appunto pulirla velocemente dalla sabbia ho preso questo. Non sono stata a guardare la marca, ho preso quello più economico perché appunto lo utilizzerò solo ed esclusivamente al mare, e quindi ho preso questo.
Poi ho preso questi rasoi qui per le gambe e spero ragazze vivamente di fare il laser a settembre perché non ne posso più, è una vita che io sono schiava di questi, cioè, mi sono scocciata, cioè, sono arrivata a 30 anni di cui 20 di depilazione, trascerette, rasoi, eccetera, eccetera, non ne posso più e non vedo l'ora di liberarmi definitivamente di questi peli maledetti e spero vivamente di poter fare il laser a settembre. Lo volevo fare quest'anno, ma tra gravidanza e allattamento non è stato possibile, ma a settembre cascasse il mondo, devo fare il laser, soprattutto alle gambe, che è la parte che odio di più e quindi speriamo di liberarmi presto di questi cosi. Poi ho preso un solvente per unghie, tra l'altro mi è cascato lo scontrino, aspettate. Ho preso poi un solvente per unghie, anche questo quello più economico, lo utilizzo per rimuovere lo smalto dai piedi e quindi non ricordavo esattamente se, cioè non ricordavo se a casa l'avessi oppure no, quindi l'ho ripreso, è questo qua, ma questo costava veramente pochissimo, tipo 50 centesimi, una cosa del genere. E quindi ho preso questo, sì, 50 centesimi. Poi ho preso due prodotti nuovi. Uno è questo, il Rio Melaceto. Io in realtà lo prendevo all'MD, un prodotto molto simile, se non identico, credo. Però la cosa che non mi piace di quello dell'MD è che dopo un po' lo spruzzino non funziona più. E cioè, l'ho ricomprato tipo 3 volte e tutti e 3 hanno fatto la stessa fine, quindi mi sono scocciata e l'ho preso appunto questo di Rio Melaceto e questo mi piace tantissimo per pulire i fornelli, per pulire la cucina, insomma lo utilizzo veramente tanto e appunto ho preso lui. Questo l'ho pagato 1,19 euro. Ed infine, solito discorso dei prodotti che mi stufano facilmente. Oddio, ci sono alcuni prodotti che non cambierei mai, tra cui appunto questo, perché ne ho provati tanti altri di anticalcare, ma come mi piace il Viagal non mi piace nessun altro. Però ci sono alcuni prodotti che mi stufano dopo un po', tra questi appunto c'è il detersivo per il pavimento. Ultimamente stavo utilizzando quello di Spin e Span, Spin e Spacca, una cosa del genere, ve lo faccio vedere. Stavo utilizzando questo Spick e Span, quello al profumo di talco, non si è capito, ma io adoro il talco, il profumo di talco, ed è appunto terminato e quindi ho voluto cambiare e ho preso questo sempre al talco di Rio Boom Boom. Vediamo un po'. Non male il profumo, quindi ho voluto cambiare e ho preso questo. Questo l'ho pagato, vediamo, 1,10 euro. E niente ragazze, quindi questa è stata tutta la mia spesa e ho preso anche il sapone per i piatti, ma l'ho già messo a posto, quindi l'ho usato ieri sera, quindi non ce l'ho qui adesso, ce l'ho sotto al lavandino. Comunque questa è stata tutta la mia spesa. Non ho preso prodotti per la lavatrice o tipo sgrassatori perché li avevo già dalla spesa precedente, quindi queste erano le cosine che mi mancavano e quindi ho ripreso. Io adesso metto tutto a posto, vero? E noi ci aggiorniamo dopo. Devi pulire? Ho un assistente stamattina. Devi pulire? Scendi piano piano. Pulisci, dai. Polveri tu stamattina? Sì? Io sono messa così, a parte queste due coperte che non c'entrano nulla, e perché appunto non sono mie, sono di mamma, comunque la situa è questa. Ho tolto il tappeto perché voglio lavarlo, poi ho tolto il copridivano, ho tolto quella specie di copripoltrone che avevo qui, ho sfoderato i cuscini, li ho sfoderati anche in camera da letto e perché appunto ho intenzione di lavare tutto. Tra l'altro vorrei togliere anche le tende. Quelle della camera da letto le ho già tolte e lavate quando appunto abbiamo di là ho rifatto il colore alle pareti, però mi manca togliere queste in sala, quelle in cucina e in cameretta perché appunto le voglio lavare, le voglio stirare e rimettere.
E oggi ragazzi fa veramente caldissimo, infatti io ho già il condizionatore acceso da tipo le 7 stamattina e adesso vorrei dare una spolverata, sempre se Leonora me lo permette. Scendi amore e cadi. Vediamo un po' quello che riesco a fare. L'unico modo per tenerla un po' ferma, ragazze. Diciamo che mi sta allagando casa, però in compenso si sta anche divertendo, quindi va bene così. Non l'ho messa fuori in balcone, ragazze, perché ci sono tipo 40 gradi e poi non riuscirei a tenerla d'occhio. Invece qui, anche se sto facendo cose in giro per casa, riesco a controllarla, quindi vabbè. Ciao, amore! Ciao, che fai? Che fai? Ragazze, mentre Ele mi allaga completamente la sala, io vi faccio vedere le cosine che ho comprato ieri. Ho fatto un ordine sul sito di Astra sabato. Piano, mamma, piano, non ti buttare l'acqua in faccia. Ho fatto un ordine sul sito di Astra sabato e mi è arrivato ieri che era mercoledì, quindi è stato velocissimo. E stamattina sono riuscita ad aprire il pacco. Vi faccio vedere quello che ho preso. Scusate i capelli, ma fa veramente caldissimo, quindi li ho legati. Mi servivano delle cose e quindi poi ne ho approfittato per prenderne anche delle altre. Allora, ho ripreso il correttore della linea. Aspettate che vi giro il telefono, altrimenti così mi stanco. Ora, ho ripreso il mio correttore preferito del momento, che è questo della linea Pure Beauty ed è il numero 02. Io l'avevo già preso, l'ho terminato e l'ho ripreso. Poi ho preso anche questo correttore con cui mi sono trovata lo stesso bene, però preferisco questo. Questo l'ho preso per mia mamma che appunto l'aveva terminato e quindi io l'ho ripreso sempre nella colorazione 02N. Questo forse è leggermente più pesantino e io preferisco questo, però lei si è trovata bene con questo, quindi io l'ho ripreso. Poi ho voluto provare questo primer che appunto non avevo ancora provato e sono curiosissima di provarlo. Ho ripreso questo che è un fissante spray. Io l'altra volta l'ho preso, ma era diverso il pack esterno. Non so se questo è lo stesso prodotto o hanno semplicemente, cioè, magari hanno semplicemente cambiato il packaging o è un altro prodotto diverso. Però quello anche era uno spray fissante, sempre della linea Zen. Quindi credo sia lo stesso, hanno semplicemente modificato il pack. E appunto ho ripreso questo e poi ho preso due prodotti nuovi per me, ovvero una cipria e un blush. Questo è un blush completamente opaco, io lo preferisco, appunto preferisco i blush opachi e poi andare a dare luminosità solo in alcuni punti con l'illuminante, quindi non mi piace il viso tutto luminoso. E ho preso questo numero 03 che è questo bel pesca, meno male che appunto ho preso questo perché gli altri forse erano troppo rosati, io preferisco una colorazione un po' più calda, un po' più pescata e anche questo non vedo l'ora di provarlo. E poi infine ho preso una cipria perché avevo terminato tutte le mie ciprie compatte.
sia quella di Essence, quella di Kiko, le ho finite tutte e quindi ho preso questa, speriamo mi piaccia, e questa è nella colorazione numero 31, forse questa è la più chiara, non ricordo esattamente, comunque è fatta così, ha sia lo specchio sia il suo piumino e poi si apre così e c'è appunto la cipria. Non vedo l'ora anche questa di provarla e basta. Poi, come sempre, all'interno del pacchetto c'era un omaggio e questa volta ho trovato questo che è un matitone. Questo è il colore, è un argento molto molto carino, quindi sono sempre carinissimi perché inseriscono sempre un omaggio. L'altra volta c'era un rossetto, mi pare. Questa volta appunto ho trovato questo molto carino e lo proverò sicuramente, magari se mi piace lo aggiungo alla mia borsa da lavoro. Niente, quindi questi sono stati i prodottini che ho comprato, mi servivano urgentemente perché erano tutte cose che avevo terminato, a parte il primer e sì, solo il primer diciamo che è stato un in più. Tra l'altro io ricordavo di aver inserito nel carrello anche il primer occhi, forse l'ho cancellato all'ultimo perché non c'è. Dovrò controllare tutta la lista che mandano all'interno del pacco, ma appunto per non esserci non l'ho più ordinato. Ero al mare quando ho fatto l'ordine e boh, forse l'ho dimenticato, ma poco, poco importa perché comunque da poco ho preso il primer di Anastasia Beverly Hills, poi ho quello di Mia, insomma. Come primer occhi sono a posto, ero semplicemente curiosa di provarlo. E niente, io sto guardando mia figlia che mi ha completamente allagato casa, quindi la tolgo dall'acqua e noi ci vediamo dopo. Grazie di eccomi, sono passate diverse ore, sono le 6 del pomeriggio e io mi sono anche cambiata perché mi sono fatta una doccia prima di pranzo e dopo appunto aver fatto qualcosina a casa, faccende e cose varie, insomma mi sono fatta una doccia e quindi mi sono anche cambiata e non ho più ripreso perché poi cioè abbiamo pranzato io e Ele e poi verso le 2 più o meno l'ho messa a dormire e ci siamo appunto messe a letto entrambe. Ma più che altro perché lei senza di me non dorme, quindi devo stare per forza a letto con lei. E purtroppo ancora il vizio del seno. E non so quando lo toglierà, spero presto perché io veramente non ne posso più. Tra pochi giorni lei compie 14 mesi e siamo ancora così. E io veramente non vedo l'ora perché non ne posso più. È diventato ormai uno stress anche perché fa caldo e tenerla sempre incollata, sinceramente, anche no. Ma più che altro lei ha bisogno del seno quando vuole dormire, quindi il pomeriggio per il pisolino pomeridiano e la sera. Durante il giorno non più, però in questi due momenti non riesce ad addormentarsi diversamente. Però io non so proprio come fare, il ciuccio lei non l'ha mai preso se non il primo mese e mezzo. Poi di punto in bianco lo lascio da sola e io non ho veramente altre soluzioni, non so veramente come fare. Mi hanno consigliato, tra virgolette, di lasciarla piangere per qualche giorno e di farla abituare, ma sinceramente ci ho provato mezza volta, mezzo pomeriggio e non vi dico i pianti che si è fatta lei e io ho appresso a lei, insomma, quindi anche no, non mi va proprio di lasciarla, cioè di farla addormentare tra le lacrime e le urla, cioè anche no, ci ho provato, ma non fa per me e quindi è così per il momento, spero un giorno si stanchi, ciao amore, spero che un giorno si stanchi da sola. Che cos'è? Io sono un po' qui seduta in poltrona e lei, eccola. Ciao, che cos'è mammina? Cosa fai? Vieni qua. Che fai? Giochi? Giochi? E vuoi far vedere come cammini? Sali? Sali sul carrellino, mamma. Sali. Lì, lì, lì. Sul carrellino. Sul carrellino per camminare. Siamo in fase primi passi, anche se lei da sola non riesce ancora, ma li fa con quello, cioè vola proprio con quello. In pochissimi giorni ha fatto tutto da sola e fa progressi veramente giorno dopo giorno. Ogni giorno fa una cosa nuova, una cosa diversa. Vieni, amore. Vieni. Cos'è questo? Cos'è?
E niente, programmi del resto della giornata, io dovrei stirare, ma aspetto Corrado per tenere lei. E poi stasera pranzo, pranzo sì, cena dalla suocera, quindi non mi devo preoccupare di cucinare, anche perché non sapevo minimamente che cosa fare, quindi mi sono in pratica autoinvitata a casa di mia suocera e quindi stasera cena lì. Cioè, lei è lì. Ha alcuni momenti in cui si tiene in piedi da sola senza reggersi, poi si rende conto che non. Vai, sali. Poi si rende conto, insomma, che non sta. Non si mantiene da nessuna parte e va giù. Guardate. Brava! Stai in piedi da sola! Piedi da sola. Ragazze, buongiorno. Ovviamente è il giorno dopo, perché tutti i miei video cominciano in un giorno e terminano tipo una settimana dopo. Ieri poi, come vi dicevo, non abbiamo fatto niente di che. Siamo andati a cena a casa siamo andati a cena a casa di mia suocera e poi siamo tornati a casa. Non ho fatto niente di entusiasmante, mi sono completamente dimenticata di chiudere il video, quindi lo faccio adesso. Io spero che questi video super mega iper realistici vi piacciono. Per me è sempre difficile registrare perché Eleonora è una bimba molto impegnativa, vuole stare sempre con me e anche quei pochi minuti che io mi metto qui col cellulare a parlare, lei richiama la mia attenzione urlando, quindi mi è sempre un po' difficile registrare, ma ce la sto mettendo tutta e sono un po' confusionari, me ne rendo conto, però spero che comunque vi piacciono lo stesso, questa è la realtà al 100%. E niente, io come sempre vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!